C'è chi la chiama Privacy Revolution, ma quelli di MIUI dicono che è solo buon senso. Benvenuti su Business Tool, il podcast prodotto da Merit Audio che scova al posto vostro i migliori strumenti per crescere. Io sono Giorgio Minguzzi e quello che voglio presentarvi oggi è un social che parte dal presupposto che le persone sono sì esseri social, cioè sociali, ma non è giusto che per questa loro inclinazione naturale le si metta in vendita o nelle grinfie di algoritmi, del data mining, di file traccianti e di analisi comportamentali che ne ledono fortemente i diritti. Per questo Mark Weinstein ha fondato MeWe, un social network in cui promette di non tracciare gli utenti e di non sfruttarli. La privacy delle persone non è in vendita e nemmeno le persone sono in vendita. Questa è la grande polemica che lui fa contro Mark Zuckerberg. Ecco, questo tipo di social network sta andando sempre più di moda, perché dopo gli scandali che hanno visto Facebook vendere dati o passare dati per essere poi utilizzati in modo manipolatorio, pensiamo a Cambridge Analytica, nelle persone è cresciuto il desiderio di tutelare la propria persona e la propria privacy. Se Facebook sa tutto di noi, o perché glielo diciamo, o perché viene dedotto dalla nostra attività, MeWe non traccia questi dati, non ha la pubblicità e le chat non hanno data mining su quello che scrivete, quindi sapete che WhatsApp viene tutta analizzata per poi proporvi della pubblicità. Invece queste non ce l'hanno. La pubblicità non c'è proprio su MeWe e i prodotti venduti sono quindi emoji o chat segrete. Ecco, diciamo che MeWe si mantiene vendendo prodotti e servizi. Ecco, nelle note dell'episodio vi linko un'intervista al fondatore di MeWe che spiega molto bene come nasce lo strumento e che è in vero spirito capitalista. Lui è un americano, si sente molto questo e dice: nel capitalismo si migliora la vita delle persone vendendo prodotti e servizi, non spiandole come nel comunismo, no? E sfruttando l'attività di spionaggio in maniera manipolatoria. Ecco, io vi consiglio di andarla ad ascoltare, è in inglese, però è molto molto interessante. Bene, fate un giro anche su MeWe, vi lascio nelle note i link per accedere. Per oggi è tutto, gli appunti sono sempre al solito posto, su businesstool.it/14. Se volete invece rimanere aggiornati e avere qualche informazione in più, il canale Telegram è il modo migliore per restare al passo. Iscrivetevi quindi su telegram.me/meritabiz. Ciao!